La messa della domenica è quella dei documenti del Concilio Vaticano II. No. Il Concilio si atteneva ancora al latino come lingua normale liturgica e non si parlava di una celebrazione orientata verso il popolo. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Quindi, scorrendo l'indice della Sacrosanctum Concilium, l'argomento della lingua compare 3 volte. Primo di 3. Latino e lingue nazionali nella liturgia, l'articolo 36. Punto 1. L'uso della lingua latina, quindi nei riti latini, la lingua latina doveva essere conservata. Punto 2. Dunque abbiamo 4 ambiti della liturgia in cui si può concedere una parte più ampia. In tutto il resto, no. In tutto il resto, l'articolo 1. Sia conservato l'uso della lingua latina. Poi, 3. In base a queste norme, spetta alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui l'articolo 22, al punto 2, che erano le conferenze episcopali, consultati anche, se è il caso, i vescovi delle regioni limitrofe nella stessa lingua, quindi si parla di territori di missione, decidere circa l'ammissione e l'estensione della lingua nazionale. Tali decisioni devono essere approvate, ossia confermate, dalla sede apostolica. Dunque, si sta parlando di nazioni particolari, quando c'è eccessiva differenza tra il latino e la lingua nazionale. Infine, 4. La traduzione del testo latino in lingua nazionale, da usarsi nella liturgia, deve essere approvata dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui sopra le conferenze episcopali. Dunque, l'articolo 36 concede una parte più ampia alla lingua nazionale, non tutta la messa. 2 di 3, seconda volta che la Sacrosanctum Concilium tratta della lingua. Lingua nazionale, latino nella messa. Tutte e due, abbinamento. Nelle messe celebrate con partecipazione di popolo, si possa concedere una congrua parte alla lingua nazionale, specialmente nelle letture e nella orazione comune, la preghiera comune. Dunque, una parte in questi 2 momenti. E, secondo le condizioni dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo. Per esempio, le risposte. Terzo punto. A norma dell'articolo 36 di questa Costituzione. Si abbia cura, però, che i fedeli sappiano recitare e cantare insieme, anche in lingua latina. Che cosa? Le parti dell'ordinario della messa, che spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua nazionale nella messa, si osservi quanto prescrive l'articolo 40 di questa Costituzione. Bene, c'è una concessione, allora andiamo a vedere l'articolo 40. Eccolo qua, articolo 40. Progressivo adattamento liturgico. Dato però che in alcuni luoghi e particolari circostanze si rende urgente un più profondo adattamento della liturgia, che per conseguenza è più difficile, allora 1. Dalla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui l'articolo 22.2, le conferenze episcopali e altre riunioni di vescovi, venga preso in esame con attenzione e prudenza ciò che,
dalle tradizioni, dall'indole dei vari popoli, può opportunamente essere ammesso nel culto divino. Quindi non sta parlando del popolo italiano, o francese o spagnolo, dei popoli europei. Gli adattamenti ritenuti utili o necessari vengono proposti alla sede apostolica, Papa, per essere introdotti col suo consenso. Perché quando vai a toccare il latino, devi chiedere il permesso al Papa. Poi, punto 2. 2. Affinché poi l'adattamento sia fatto con la necessaria cautela, la sede apostolica darà facoltà, se è il caso, alla medesima autorità ecclesiastica territoriale, di permettere di dirigere presso alcuni gruppi a ciò preparati e per un tempo determinato i necessari esperimenti preliminari. Quindi, quando si va ad aumentare la quantità di lingua nazionale, gli effetti devono essere prima sperimentati. Ultimo punto. 3. Poiché in materia di adattamento di solito le leggi liturgiche comportano difficoltà particolari, soprattutto nelle missioni, quindi non Italia, Francia, Spagna, nel formularle si ricorra a persone competenti in materia. Quando si va a ridurre il latino e aumentare la lingua nazionale, chiedete l'aiuto di esperti. Terza volta che la Sacrosanto Concilio tratta della lingua. Articolo 63. Si tratta di minuzie burocratiche, una roba un po' noiosa, però va trattata. Non di rado, nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, cosa sono? I sacramenti sono comunione, battesimi, cresime, matrimoni. I sacramentali sono le benedizioni, le aspersioni di acqua benedetta, la consacrazione delle chiese. Nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere molto utile per il popolo l'uso della lingua nazionale. Le sia data quindi una parte maggiore secondo le norme che seguono. A e B. E poi è finita. Nell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si può usare la lingua nazionale a norma dell'articolo 36, che è la prima volta che la Sacrosanctum Concilium tratta della lingua, che abbiamo già visto. B. Sulla base della nuova edizione del rituale romano, la competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui l'articolo 22, l'autorità, papa, conferenze episcopali, sacerdoti invece no, di questa Costituzione, prepari al più presto i rituali particolari adattati alle necessità delle singole regioni anche per quanto riguarda la lingua. Se ci sono parti in lingua nazionale, i rituali devono essere adattati. Questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo la revisione da parte della sede apostolica. Quindi, quando si va a aggiungere lingua nazionale, ci vuole sempre l'approvazione del Papa. Nel comporre rituali particolari o speciali, collezioni di riti, non si omettano le istruzioni poste all'inizio dei singoli riti nel rituale romano, che è quello in Italia, Spagna, Francia, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale. Come detto, sono cose tecnico-burocratiche, però questo è l'ultima volta che la Sacrosanctum Concilio tratta ufficialmente della lingua. Allora, dopo aver cercato ufficialmente nell'indice della Sacrosanctum Concilio la parola lingua, cercando invece la parola lingua in tutto il testo, essa compare anche in altri articoli. Vediamoli. L'articolo 39. Entro i limiti stabiliti, nelle edizioni tipiche dei libri liturgici, spetterà alla competente autorità ecclesiastica territoriale di cui l'articolo 22,
determinare gli adattamenti specialmente riguardo all'amministrazione dei sacramenti, ai sacramentali, alle processioni, alla lingua liturgica. Cosa? Spetta la competente autorità gli adattamenti alla lingua liturgica, alla musica sacra e alle arti, sempre però secondo le norme fondamentali contenute nella presente Costituzione. Dunque, l'autorità liturgica sulla liturgia, Papa, conferenze episcopali, devono comunque obbedire alla presente Costituzione. Da 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 da. Articolo 76. Revisione del rito e sacramento dell'ordine. L'ordine si intende la consacrazione di diaconi, sacerdoti e vescovi. Il rito delle ordinazioni si è riveduto quanto alle cerimonie e quanto ai testi. Le allocuzioni del vescovo all'inizio di ogni ordinazione o consacrazione possono essere fatte in lingua nazionale. Tutto il resto secondo le precedenti norme, ma la maggior parte in lingua latina. Come si vede, la base è la lingua latina. Le lingue nazionali sono eccezioni che vengono puntualizzate di volta in volta nei diversi ambiti della liturgia. Poi, articolo 78. Questo tratta del matrimonio. In via ordinaria il matrimonio, la benedizione della sposa può essere detta nella lingua nazionale. Un altro caso particolare in mezzo alla lingua latina. Ancora. Articolo 101. La lingua nell'ufficio divino, ossia il breviario, la lettura dei salmi e delle letture che spettano ai preti. Secondo la secolare tradizione del rito latino, per i chierici sia conservata nell'ufficio divino, la lettura dei salmi, la lingua latina. Punto. L'ordinario, tuttavia, potrà concedere l'uso della versione in lingua nazionale, composta a norma dell'articolo 36, la prima volta che sull'indice compare la parola lingua, in casi singoli, a quei chierici per i quali l'uso della lingua latina costituisce un grave impedimento alla recita dell'ufficio. Quindi casi singoli e necessità particolari. Poi, ancora sull'ufficio divino, alle monache e ai membri degli istituti di perfezione, i religiosi, sia uomini non chierici che donne, il superiore competente può concedere l'uso della lingua nazionale nell'ufficio divino. Ancora un caso particolare, limitato, non generale. Infine, 3. Ogni chierico obbligato all'ufficio divino che lo recita in lingua nazionale, con i fedeli o con quelle persone ricordate al punto 2, queste sopra, soddisfa il suo obbligo purché il testo della versione sia approvato. Cioè, la traduzione deve essere approvata dai superiori. Altrimenti di base è latino. Tutto qui. Non c'è altro sulla Sacrosantum Concilium che riguarda la lingua. Come si constata, l'uso della lingua nazionale è prevista come qualcosa di parziale e limitato e per casi particolari e anche stati particolari. Come ha scritto Walter Kasper, la Sacrosantum Concilium non ha previsto alcun comando, nemmeno come possibilità, di sostituire completamente il latino con la lingua nazionale. E indagatore, qua c'è il prossimo video.